Grazie Sebastiano, buonasera a tutti. Allora, un attimo condivido lo schermo, lo vedete? Si vede? Sì. Ok. Allora, io tratterò un tema nuovo che transizione 5.0 che ancora abbiamo appurato, non è conosciuto abbastanza dai clienti. Questo credito d'imposta, in verità, che sussegue il credito d'imposta 4.0, è stato già portato in seno dall'Italia all'Unione Europea a fine anno e ha permesso la revisione del nostro PNRR inserendo una nuova missione, la numero 7, con il titolo REPowerEU. La dotazione finanziaria messa a disposizione sono di circa 12 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi dedicati a tutti gli investimenti green. Si presume che questo nuovo credito d'imposta sia un'evoluzione di quello già attuale, che è la 4.0, ed è prontamente dedicato a tutti gli investimenti in un'ottica di sostenibilità. I beneficiari di tale credito d'imposta sono tutte le imprese di qualsiasi dimensione, incluse le micro, le piccole e le medie imprese. Come vediamo da questo schema pubblicato sul sito del MIMIT, la ripartizione del nuovo PNRR dà maggiore importanza a quello che riguarda la transizione 5.0. Prima di andare avanti, vorrei dare un anticipo sul supporto alle filiere del net zero, per quanto riguarda coloro che vogliono investire sulla decarbonizzazione. Sicuramente i MIMIT ancora siamo inizio anno, ma inizieranno a pubblicare una serie di bandi proprio per apportare tutti i cambiamenti sui processi produttivi delle aziende. Allora, andiamo più nel dettaglio che cos'è Transizione 5.0. Allora, si basa su tre pilastri essenziali. Primo fra tutti, umanocentrismo, in quanto sempre secondo i criteri ESG viene data molta importanza al valore dei dipendenti, al loro benessere interno. Secondo punto, la resilienza, resilienza intesa come l'adattamento che ha l'impresa nei confronti di cambiamenti climatici e cambiamenti anche in un'ottica macroeconomica. E infine, sostenibilità. Sostenibilità intesa non solo come riduzione delle emissioni CO2, quindi del rispetto del DNSH di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ma anche per quanto riguarda l'efficientamento energetico. La transizione 5.0 quindi nasce su due aree di cambiamento, quindi la transizione digitale e quella ecologica, e in particolar modo quando intendiamo digitale intendiamo tutte le tecnologie avanzate, quale intelligenza artificiale, che ormai è diventato tema di cui stiamo parlando tutti quanti in tutte le lingue, internet delle cose, robotica, eccetera. E secondo punto, transizione ecologica che si basa su un cambio dello schema business dell'azienda che non si basa più su uno sviluppo lineare, bensì su uno sviluppo circolare. In che senso? Vuol dire che tutti gli scarti vengono riutilizzati o previsti al riuso e quindi alla rigenerazione di nuove risorse. Pertanto, quali sono gli investimenti che permette la transizione 5.0? Allora, sicuramente incrementare l'efficienza energetica, quindi dare un taglio a tutti i costi energetici aziendali, adesso più avanti vedremo come, adottare tecnologie innovative, quindi robotica avanzata, un po' tutto quello che, si parla, che rientra nell'innovazione tecnologica e promuovere la sostenibilità. Tengo a precisare che questi temi sono molto calienti non solo in un'ottica di credito d'imposta, ma anche di finanza agevolata. Già tutti i bandi posti in essere anche gli ultimi, vediamo Simest, Investimenti Sostenibili 4.0, chi è in possesso delle certificazioni 14.001, parità di genere e quant'altro, ha la possibilità di poter scavalcare la graduatoria con un punteggio extra. Per cui, per chi ancora non abbia contezza o conoscenza su queste tematiche, conviene già sin d'ora portarsi a fare i giusti investimenti, altrimenti si rischia poi prossimamente, comunque nel breve termine, di essere tagliati fuori anche dai bandi di finanza agevolata. Andando avanti, cosa prevede Transizione 5.0? Prevede l'acquisto sempre di beni strumentali, materiali e immateriali 4.0, acquisto di beni necessari per l'autoproduzione, autoconsumo da fonti rinnovabili ed esclusione delle biomasse e spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.
Allora, per quanto, come dicevo poc'anzi, per l'efficientamento energetico, l'Unione Europea ha imposto dei parametri. L'impresa deve apportare almeno il 3% di consumi, il taglio del 3% dei consumi totali fino a un massimo del 5%. Come già prevede il DL, tale riduzione deve essere affiancata a una certificazione che attesta appunto tale riduzione da un ente indipendente dalla società. Ancora non è chiaro, poiché manca il decreto attuativo, quali siano le qualifiche dei soggetti certificatori. Sicuramente poi manderemo ulteriori approfondimenti non appena sapremo chi potrà certificare. Presumiamo gli ingegneri iscritti all'albo, come è sempre stato, ma non sappiamo per quanto riguarda le società invece se ci siano dei criteri particolari di scelta. Qualche giorno fa, sempre in merito all'efficientamento energetico, il Sole 24 Ore ha già anticipato delle aliquote in funzione al totale dell'investimento che vengono suddivise in tre macroclassi. Come si vede, maggiore sarà la classe energetica raggiunta, quindi maggiore sarà l'intensità del credito d'imposta che si potrà ottenere. Queste percentuali già anticipate scorsa settimana del Sole 24 Ore sono incluse con le aliquote della transizione digitale. Infatti, questo credito d'imposta 5.0 è cumulativo a quello 4.0, il quale vediamo che secondo le anticipazioni che ci sono state, il minimo sarà il 20%, e l'aliquota massima per cui le imprese potranno sommare i due incentivi sarà del 40% fino a un massimo del 45%. Ricordo che credo l'imposta 4.0 non rientra tra gli aiuti di Stato, in quanto viene vista a carattere generale, pertanto anche transizione 5.0 verrà trattato allo stesso modo. Così come già peraltro, sempre per il credito d'imposta 4.0, è stato chiarito da una circolare dell'Agenzia delle Entrate dall'interpello numero 332 del 2022. Per quanto riguarda invece le spese per la formazione, dove troviamo una dotazione finanziaria pari a 630 milioni, già il decreto pone dei limiti, in quanto sul totale dell'investimento l'azienda non dovrà superare il 10% e l'importo massimo richiedibile è pari a 300 mila euro. Anche in questo caso l'attività di formazione sarà demandata esclusivamente a formatori esterni e per quanto riguarda le procedure ancora attendiamo il decreto attuativo. Per quanto riguarda gli investimenti, già si possono effettuare gli investimenti transizione 5.0. Sappiamo che già a fine mese il decreto attuativo è stato già a vaglio del Senato, quindi aspettiamo l'imminente pubblicazione. E ricordo, così come per lo ZES o qualsiasi altro bando, tutti i beni strumentali devono essere nuovi acquistati da fornitori stabiliti in Italia. Grazie per l'attenzione. Qualsiasi domanda, siamo qui pronti per poter rispondere.